Oh, ecco, professore, prego, entri. Salve, buonasera. Per piacere, Giorgia. Io sono Giorgia. Io sono il professor Stefano. Allora, Giorgia, adesso ti detto le regole. Con me devi stare in silenzio e ascoltare. Ragazzi, questo maestro mi fa proprio paura. Ed ecco, ragazzi, che sta arrivando la Giorgina dalla scuola col pulmino. Ciao, Giorgina. Come è andata a scuola, Giorgina? Insomma, così così. Che vuol dire un po' così così? Hai preso un brutto voto? Sì, no. Sì, no? Che vuol dire, Giorgia? No, sì, no. Facciamo così, Giorgia, perché non mi sembri tanta sincera. Andiamo a casa e mi racconti quello che è successo. Va bene. Andiamo, su. Giorgia, ora mi devi dire dove hai preso questo brutto voto. No, babbo, non l'ho preso. Sì, invece che l'hai preso, me l'hai detto prima, mi sembrava anche molto preoccupata. Dimmi, dove hai preso questo brutto voto? Ma no, babbo, stavo scherzando. No, non stavi scherzando, allora facciamo così, faccio prima io. Dammi lo zaino, che andiamo a vedere dove ha preso questo brutto voto. E se c'è il brutto voto mi arrabbio, Giorgia. Sono proprio curioso di sapere dove hai preso questo brutto voto. Fammi vedere. Ah, se trovo qualcosa che non mi torna. Giorgia, hai preso un insufficiente in matematica! Ma scusami, ma ieri sera non hai studiato? Babbo, sì, avevo studiato ieri. È solo che all'improvviso, mentre studiavo, mi ha stonato il cellulare perché mi è arrivato un messaggio e mi sono messa a giocare e mi sono dimenticata dei compiti. Giorgia, basta, mi sono stufato di questa situazione. Ora si chiama la mamma e dobbiamo vedere cosa fare. Cinzia, puoi venire per favore? Sì, che c'è? Che succede? Che succede? Vieni un attimo qui per favore. Vivo. La tua bambina anche oggi ha preso un brutto voto. Come ha preso un brutto voto? Di nuovo, Giorgia, ma non avevi studiato, scusami. Sì, ma... Sì, però poi dopo gli è arrivata una telefonata e dice che si è messa a giocare e si è dimenticata di fare i compiti, come sempre. Giorgia... È già la seconda volta che prendi brutto voto, sia oggi che l'altra volta. Anzi, l'altra volta è scappata anche di scuola, ve lo ricordate? Giorgia, ora tu aspetta qui perché io e la mamma si va di là a parlare, ok? Dimmi, Salvo, allora, che intenzioni hai? Allora, la mia idea è quella di non mandarla per una settimana a scuola, chiamare un insegnante privato che venga a casa e a fargli lezione. Che dici? Ottima idea, mi sembra buona, sì sì. Ragazzi, avete sentito? Vogliono chiamare un professore privato per farmi studiare in casa. Io non lo voglio, però. Un professore privato? Mi divertirà di più di andare a scuola, perché qua in casa non c'è bisogno che faccio l'intervallo a scuola. C'ho i giocattoli miei, posso fare tutto quello che mi pare. Pensandoci, per me è una bellissima idea. Se siete d'accordo con me, lasciateci tanti like. Pronto? Scuola privata insegnante a domicilio? Ok, ho fatto quello giusto. Senta, avrei bisogno di un insegnante che venga a casa nostra per insegnare la matematica alla nostra bambina. È possibile? Ok, per oggi pomeriggio? Perfetto! Ok, l'aspettiamo, grazie! Grazie mille! Wow, che carina! Il problema è che... a che servono queste cose? Vabbè, non lo so. Mamma, mamma, hanno suonato! Giorgina, hanno suonato, lo sai chi è? No. È il tuo insegnante privato. Oh, uffa, dai. Su, andiamo ad aprire. Uffa, non è giusto. Speriamo bene. Oh, ecco, professore, prego, entri. Buonasera, buonasera a lei. Lei è? Professore Stefano. Oh, piacere, Salvo, io sono il papà della Giorgia. Prego, si accomodi. Tutto bene? Sì, 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 tutto bene. Ok, prego. L'avete visto? Con questo sì che mi divertirò. Cinzia, ma chi ci hanno mandato? Speriamo bene. Ecco, professore, le presento la Giorgina. Per piacere, Giorgia. Io sono Giorgia.
Io sono il professor Stefano. Ok. Professore, io gliela affido perché Giorgina ha delle lacune in matematica e forse anche in altre materie. E quindi ci pensa lei? Sì, ci penso io. Ok. Giorgina, senti un po', io e la mamma si va via perché bisogna fare la spesa. E se invece il professore ci penserà lui a te, va bene? Va bene. E fai la brava. Ok. Bene. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Prego, Giorgia, accomodati. Speriamo bene. Allora, Giorgia, adesso ti detto le regole. Con me devi stare in silenzio e ascoltare. E soprattutto si studia e basta. Sì, ok, maestro. Ragazzi, io non me l'immaginavo così. Mi fa troppa paura. Allora, Giorgia, cosa ti avevo detto? Silenzio! Sì, maestro. Scusami, scusi. Sono il tuo maestro, ma mi devi rispondere sì, signor maestro. Sì, maestro. Allora non mi senti? Ti ho detto sì, signor maestro. Sì, signor maestro. Oggi facciamo le equazioni. Quindi ti spiego come risolvere x più 3 uguale 2. Qua devi isolare la x e quindi scrivi x uguale e sposti il 3 alla tua destra. Quindi un calcolo molto semplice. 2 meno 3. Sai quanto fa, Giorgia? Sì, signor maestro. Quanto fa? 5. Non lo sai. Fa meno 1. Adesso ne facciamo un'altra, un po' più semplice. Signor maestro! Dimmi, Giorgia. Mi scappa la pipì, posso andare in bagno? E va bene, vai in bagno, però un minuto e devi essere di nuovo qua. Ci siamo capiti? Sì, signor maestro. Ragazzi, questo maestro mi fa proprio paura. Ragazzi, questo maestro mi fa paura. È proprio severo. Era meglio andare a scuola. Almeno lì potevo giocare con i miei amici ed ero più contenta. Questa situazione però non può continuare così. Questa è casa mia e comando io, non lui. Devo trovare un modo per mandarlo via e non farlo ritornare mai più. Eccomi, signor maestro, sono tornata. Giorgia, ci ha impiegato un minuto e 20 secondi. Questo vuol dire che adesso studieremo 20 secondi in più. Allora adesso leggiamo una storia. La merenda di Nico. È l'ora della merenda, dice la maestra, a prenderla nei propri zaini. Nico però oggi è deluso, perché per merenda ha una mela. È una bella mela rossa e profumata, ma lui proprio non ne ha voglia. Nico si guarda intorno e vede che i suoi compagni hanno già iniziato a mangiare. A un tratto gli si avvicina Gabriele, anche lui con una mela in mano, ed è felice perché ha trovato un amico. Adesso, Giorgia, ti scrivo una domanda alla lavagna. Che bello! Giorgia, sei stata tu? Guarda che ti tengo d'occhio! Signor maestro, io non ho stata sempre qua ad ascoltare la sua lettura. Adesso facciamo invece un'espressione. Nelle espressioni si calcolano prima le parentesi tonde. Quindi qui facciamo 5 più 3 che fa 8. 16 più 35 in colonna è il risultato dell'espressione 51. Giorgia, mi stai ascoltando? Sì, signor maestro. Poi mettiamo in più e apriamo una parentesi graffa e scriviamo 3 per 2 più 5 di 4 e chiudiamo la parentesi graffa. Però prima di risolvere questa ti leggo un'altra storia. Vediamo un po'. Ah, aia, aia, aia. Giorgia, lo so che sei stata tu. Per punizione, adesso facciamo lezione per tutta la serata. No, ma signor maestro, io non ho fatto niente. Sono stata sempre a sedere, non c'è niente sul banco, hai visto?
Non sei stata tu, eh? Questo lo vedremo. In ogni caso, quando tornerò ai tuoi genitori, racconterò tutto quello che hai fatto. Ragazzi, è stato proprio divertente. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. La prima volta che ho volato, mi sono sbucciata un ginocchio. Con l'aiuto dello zio... Giorgia, facciamo 2 minuti di pausa, solo perché devo andare in bagno. Giorgia, scusami, sai dirmi dov'è il bagno in questa casa? Sì, signor maestro, l'accompagno io. Ho un bello scherzo per lui. Giorgia, ma sei sicura che il bagno sia qua giù? Sì, signor maestro, è solo che quello di servizio è rotto, quindi ce n'abbiamo uno giù di riserva. Sei sicura? Sì, sì, venga, venga. Venga, venga, signor maestro. Qua c'è il bagno. Grazie, Giorgia. Giorgia, giuro che te la faccio pagare! Se non mi fai uscire da qua, ti faccio leggere tutto il libro! Aprimi! Aprimi, Giorgia! Signor maestro, adesso non sei più nelle condizioni che mi devi dire cosa fare! Piccola peste, aprimi! Soffro di claustrofobia! Rischio di sentirmi male! Aprimi! Aprimi! Va bene, signor maestro professore Stefano, la apro però alle mie condizioni. Non prendo ordini da una nocciosa come te. Allora rimani lì, prof. Ciao, ciao. No, 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 stavo scherzando, voglio uscire. Perfetto, ora si può ragionare. Quando la prossima volta che tornerai da me mi farai fare tutto quello che mi pare. Inoltre, devi dire al babbo e alla mamma che ho studiato e ho fatto la brava. Va bene, Giorgia, va bene, però aprimi per favore, farò tutto quello che vuoi, poi ne parliamo, però adesso aprimi. Me l'hai fatta, piccola peste. Forza, andiamo su. Giorgina, signor maestro, siamo tornati. La scuola è stata una giornata. Ragazzi, allora com'è andata? Per fortuna siete tornati e la lezione è finita proprio ora. E Giorgia è stata bravissima, ha imparato tantissime cose, sapeva fare anche le espressioni, abbiamo fatto tante cose insieme, italiano, matematica, tutto benissimo. Perfetto professore, è stato molto bravo e sono molto molto soddisfatto. Magari ci vediamo la prossima volta. Io non so se ci sono e sono disponibile la prossima volta. Magari chieda di un altro professore. Ok, va bene. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Mi sono fatto mettere i piedi in testa da quella mocciosa. Ma la prossima volta non succederà più. Se tornerò, gliela farò pagare. Oh, Cinzia, hai visto che il mio metodo ha funzionato? Sì, sì, però a me questo professore mi sembrava un tantinello strano. Ma che sarà la tua impressione? Babbo! Dimmi, Giorgia! Siccome sono stata bravissima, okay, posso andare su a giocare con il tablet? Ok, Giorgia, te lo sei proprio meritato, quindi puoi andare a vedere il tablet, vai! Sì, che bello! Yeah! Sì, ce l'ho fatta, sì, ce l'ho fatta! Wow, che bello! Ho vinto io contro il signor professore. Però mi raccomando ragazzi, non scrivete niente nei commenti, perché sennò mamma e babbo si arrabbiano. E se anche questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella degli aggiornamenti. E io come sempre vi saluto con un grande wow! Ora vado a guardare il tablet.